ci troviamo dentro una chiesa e passerò ferito. Natale Pulci, 1952, pubblicata nel 1968. Il passero ferito. Era d'agosto, un povero uccelletto, ferito dalla fionda del maschietto, s'anne da riposà con ala offesa sulla finestra aperta della chiesa. Dalle tendine del confessionale un prete intese e vide l'animale, ma dato che lì fuori c'erano non so quanti peccatori, richiuse le tendine espressamente e si rimise a confessare la gente. Ma mentre che la massa di persone diceva tutta in coro l'orazione, senza guardare niente l'uccelletto, l'uomo lo prese e se lo mise in petto. Allora nella chiesa si sentì un lungo cinguettio. Ciccì, ciccì, ciccì. Il prete, risentendo l'animale, lasciò il confessionale e poi nero, nero, peggio della pece, s'arrampicò sul pulpito e lì fece. Fratelli, che all'uccello per favore vada fuori dal tempio del Signore. Le maschi, tutti in una volta, partirono a vannare verso la porta, ma il prete, quello sbaglio madornale, fermi, mi sono espresso male, tornate indietro, state ma a sentire. Qui chi ha preso l'uccello è che deve scendere. A testa bassa, con la corona in mano, 100 donne si alzarono piano piano. Ma mentre se ne andavano di fora, il prete ristrillò. Ho sbagliato ancora. Tornate indietro, miei amati. Io non volevo dire quel che pensate. Io ve l'ho detto e vi ritorno a dire. Chi ha preso l'uccello è che deve uscire. Ma io lo dico con voce chiara e stesa a chi l'uccello abbia preso in chiesa. S'alzarono col viso pieno di rossore. Lasciarono la casa del Signore e allora si capì in quell'istante perché le monache uscivano tutte quante. Scusate una cosa, siccome questa poesia ci hanno aggiunto parecchie cose anche volgari, sembrerebbe che non è chiusa. Allora ho detto, perché non la chiudo io nella maniera mia e di Natale Pulci? Io ho aggiunto 4 versi e ho aggiunto questo. In quel momento il prete capì meglio d'aver commesso proprio un grande sbaglio, perché le monache rosse come l'uva si se ne andavano. Era colpa sua.